Cause I'm TNT, I'm dynamite, TNT, and I'll win that fight, TNT, I'm a power load, TNT, watch me explode. Oggi prepariamo un cosciotto di tacchino all'ischitana. Questo è un piatto molto semplice, che prende ispirazione dal coniglio all'ischitana, che noi rivisiteremo utilizzando il cosciotto di tacchino. All'ischitana perché? Perché di base vengono usati pomodori, olive nere e alici. Quindi da qui il nome cosciotto all'ischitana. Andiamo a mettere il cosciotto su una padella calda e facciamo rosolare bene. Ok, aggiungiamo subito un goccino d'olio. Sale. Nel frattempo andiamo a preparare la nostra base. Cominciamo dai pomodorini. Andiamo a tagliare 4 spicchi grossolanamente. Nel frattempo ricordiamoci sempre di controllare il nostro cosciotto, eventualmente lo giriamo. Poi andiamo a preparare le olive. Queste hanno il nocciolo, potete prenderle già denocciolate, comunque si fa presto a pulirle. Ok, le uniamo ai pomodorini e lo stesso facciamo con le alici. Le alici ci daranno quel tocco salato di cui abbiamo bisogno per valorizzare il cosciotto di tacchino. Una volta pronti li andiamo a mettere in un pentolino che è aderente, li facciamo rosolare un attimo con un filo d'olio. E un po' di pepe nero. Nel frattempo controlliamo la rosolatura del tacchino. Questa sì che è una ricetta scoppiettante. La nostra rosolatura è perfetta, al punto giusto, ho fatto caramellizzare tantissimo la pelle così resterà contraria e croccante anche durante la cottura. Abbiamo fatto appassire un po' i pomodori insieme alle alici così esprimeranno fin da subito la loro sapidità e il loro gusto. Andiamo a usarlo come fondo, come letto sul quale adageremo il nostro tacchino, il nostro cosciotto. Prima di infornare andiamo a deglassare i due fondi che abbiamo fatto prima. Andiamo ad aggiungere l'olio d'oliva. Del vino rosso. Facendo questo andiamo a raccogliere tutti i succhi e tutto il sapore della nostra pelle di tacchino, del nostro cosciotto. E questo lo useremo per mantenere umido il cosciotto durante la cottura. Qua invece andiamo a prendere tutto il gusto dei pomodorini e delle alici e delle olive nere. Li abbiniamo. Facciamo deglassare ancora un po' e poi andiamo a versarlo sul cosciotto. E adesso siamo pronti ad infornare. Metteremo in forno per circa 30 minuti a 160-170 gradi.
A me piace molto fare la preparazione all'ischitana perché ricorda un po' tutti i sapori mediterranei, pomodorini, olive, alici, e mi ricordano un po' la mia terra. Provatelo e capirete di cosa sto parlando. Siamo pronti, ha cotto per circa 30-40 minuti e adesso possiamo andare ad impiattare. Cottata. Prepariamo un letto con i pomodorini. Andiamo a scaloppare le prime due fettine e lo serviamo così. Aggiungiamo un filo d'olio perché così sarà una vera esplosione di gusto. Cause I'm TNT, I'm dynamite.